un paese in lutto, quello di Calizzano in Alta Valmormida. Piangono tutti la morte di Giuseppe Vittorio Tavò, che aveva 59 anni. Una vita dedicata alla politica, aveva iniziato negli anni 70 come vice sindaco, poi era diventato sindaco negli anni 92. È morto sabato scorso nella sua abitazione, che divideva insieme alla madre Delfina Rocca. Ora lo piangono davvero tutti, un ricordo appassionato della gente del posto, ma anche dei turisti che venivano qui in villeggiatura, soprattutto in estate, e che ora non avranno più il sindaco e sperano di avere un primo cittadino all'altezza della situazione. Vice sindaco, chi era Pino Tavò? Pino Tavò è stato un uomo veramente grande, con un grandissimo difetto, che purtroppo pensava sempre per gli altri e pochissimo per lui. Questo forse è stato quello che gli è mancato. Aveva tutto con lui: entusiasmo, voglia di fare, non si fermava mai di fronte a nulla, aveva sempre un asso per la manica, un asso nella manica e una parola per tutti. C'è stato il presidente degli italiani e sarà il nostro sindaco più amato dei calizzanesi. Quali testimonianze d'affetto avete ricevuto? Tantissime, dalla gente più normale, diciamo, dalle autorità civili, militari, un tributo d'affetto veramente enorme, durato 2 giorni ininterrotti. Anche dall'estero? Anche dall'estero, un gruppo che avevamo fatto un incontro, uno scambio di cultura nel paese di Saorge francese, sono venuti, verranno ai funerali, veramente tantissima gente col cuore in mano.